Ragazze, allora video spesa Eurospin, quindi ci sono due borse più il carrellino, quindi vi mostro subito cosa abbiamo acquistato. Allora, parmigiano reggiano DOP, questo qua lo prendiamo sempre, molto buono. Poi biscotti cacao e panna. Poi pane bauletto. Classico, normale, credo ce ne siano due confezioni, ma non so dove sia l'altra. Poi formaggio simil Philadelphia, che vi dico sempre che è identico e ve lo continuerò a dire. Poi latte, ci sono 2 litri così della Land. Tiro fuori già anche l'altro, così li sistemo. Poi mais, 3 confezioncine piccole, perché poi a prenderne una grande finisce subito, quindi meglio 3 piccoline. Poi pomodorini, carote, mettiamo qua. Poi pasta corta, perché abbiamo un sacco di spaghetti, ma abbiamo finito la pasta corta, che è quella che a Federico piace di più, tra l'altro, quindi è quella che finisce sempre prima. Allora, abbiamo pipe rigate, questa qua è la confezione da mezzo chilo, credo. Sì, mezzo chilo. Poi pennette rigate e poi mezze penne rigate, e sono quindi in totale 1,5 kg, e se non erro costavano 39 centesimi al pacchettino. Poi banane, ormai sapete che non riesco più a stare senza le banane, quindi banane non mancano mai nella mia spesa. E un balsamo per capelli, non l'ho mai provato dell'Eurospin, quindi fatemi sapere se voi avete provato shampoo, balsami, qualcosa della linea Eurospin da bagno, così in caso, insomma, visto che è molto economico, so se potrei trovarmi bene o meno. Io ho preso Ricci in forma perché ho i capelli mossi, ed è un balsamo, appunto. Primo sacchetto andato. Poi nel secondo abbiamo il riso per Naluccia, che era finito. Questo qua è vitaminizzato, l'avevamo già preso e ci troviamo bene anche con questo. Poi uova, c'era la promozione con 2 uova omaggio, allevamento terra 12 uova, pagate pochissimo, mi pare neanche 2 euro, quindi veramente super affare. Poi panciottini, questi qua costano 1,19 euro se non sbaglio, sono 4 pezzi, e questi funghi sono strabuoni, ne prendiamo sempre uno per tipo, tranne quello al prosciutto, che forse ne abbiamo presi due. Questo qua pomodoro e mozzarella, e poi, ah no, 2 pomodoro e mozzarella, aiuto. E poi uno prosciutto e mozzarella, la torre ho fatto. Poi Scottex, questo qua, soft dream forte. Poi riso Carnaroli, che avevo terminato perché amo il risotto, piace a tutti in famiglia, ma era totalmente finito il riso, da che ne avevo 2 confezioni, terminato, quindi mi serviva. Poi olio per friggere, poi prosciutto cotto, ne abbiamo presi 2 etti e 12 a 3,18 euro. Poi Ricky ha preso questa treccia qua sotto mio consiglio, perché ho visto un video, non mi ricordo di chi però, che appunto consigliava questa treccia con gocce di cioccolato, dicendo che era strabuona, quindi mi ha messo la curiosità di provarla. Si è un po' spiaccicata nel viaggio, però insomma, magari un pezzetto per colazione, no? Da assaggiare, sono molto curiosa.
E anche questo sacchettino, no, c'è ancora una marmellata di ciliegie, e anche questo sacchettino è andato. Poi qua abbiamo ancora i cereali o le palline di cioccolato, succhi di frutta per Federico, questo qua è mele banana, ops, stanno uscendo tutti, che sono i suoi, appunto, i suoi preferiti. Anche questo qua, mele banana. Qui c'è l'altra confezione di pane, che vi dicevo prima, lo scontrino che guardiamo dopo. L'altro Philadelphia. Poi carciofini spaccati sott'olio. Detersivo per lavare i pavimenti. Una bottiglia di acqua frizzante, solo una, perché poi si esagera. Poi c'è stracchino, simil nutellina, magari invece delle brioche per Federico fargli, insomma, un paninetto con la marmellata o con questo, insomma, da cambiare un po'. Due bottiglie di passata e una cassa d'acqua, eccola lì, e l'altra passata. In totale tutte queste cosine abbiamo speso 44,14 €. Vi faccio vedere un pochino i prezzi in caso fate il fermo immagine se vi interessa qualcosa, però più o meno siamo sull'euro e 50 di media, insomma. Questo è lo scontrino. E niente, ragazze, vado a sistemare questo bel casino. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione come sempre e alla prossima. Ciao!